Scoppiettante vittoria dell'Hard Comiso nel terzo e ultimo turno di Coppa Sicilia, a cadere contro le ragazze di Concerta Marchigiana, le cugine del Chiaramonte costrette a cedere il passo sotto un netto e perentorio 3-0. Poco da eccepire quindi sul risultato, visto che l'Ardens ha fatto il bello e cattivo tempo con 3-7 vinti praticamente a mani basse. Una vittoria che regala quindi il pass per gli ottavi di coppia, a meno di sorprese. Il prossimo avversario dovrebbe essere il Volley Modica, ma intanto c'è da pensare anche al campionato e neanche a farla apposta sarà proprio il Chiaramonte domenica prossima ad inaugurare al Paladavolos il campionato delle atlete di casa. E vista la gara di ieri, sarà a questo punto facile pronosticare un altro successo per l'Ardens, anche se in società frenano e non la pensano così. La sconfitta brucerà ancora, afferma il presidente Giovanni Sudano, e quindi faranno di tutto per ribaltare il pronostico. Quest'anno abbiamo comunque una formazione giovanissima, tiene a ribadire Sudano, e da queste prime apparizioni in Coppa Sicilia abbiamo visto che il gruppo è unito, oltre che tecnicamente preparato. Puntiamo ovviamente alla crescita di questo gruppo, con l'obiettivo, conclude il presidente, che rimane quello di una tranquilla salvezza, oltre a quello di continuare ad ottenere risultati importanti nei vari campionati giovanili.